tutti gli sportivi davanti al teleschermo. Naturalmente auguriamo una cordiale buon pomeriggio, una splendida giornata di sole dopo la pioggia caduta in questi giorni, per salutare l'inizio di questo campionato, campionato di seconda categoria, girone F. Siamo a Trodica, al San Francesco di Trodica. L'operatore è Francesco Tartari e sarà lui quello che vi darà la possibilità di vedere bene quello che accade in campo. L'arbitro è il signor Quattrini Sandro. Vedete che i ragazzi effettueranno un minuto di raccoglimento e vi diciamo subito il perché. Cosa molto importante dobbiamo dire: la scomparsa di Dante Alessandrini, papà di Stefano, socio fondatore dell'Aries Trodica. Abbiamo detto tutto è pronto per il calcio d'inizio, siamo in diretta, si è dato alla via ed è l'Aries Trodica che gioca palla. Per Morgese entra in area con prepotenza e l'arbitro concede un calcio di rigore contestatissimo dalla formazione locale. Questo arriva al 23esimo minuto ed è il gol con il numero 10 Mercuri. Naturalmente c'è gioia da parte dei giocatori rossoneri che sin qui hanno sicuramente giocato meglio degli Ares dell'Aries Trodica, che ora deve cercare di recuperare questo svantaggio. Il traversone, fermato però da Scocco, riprende palla Paolucci, cerca la verticalizzazione su Raponi, esce in un malo modo Giacomelli e Raponi può mettere il pallone in porta, porta sguarnita, erroraccio di Giacomelli che ha dato l'opportunità all'Aries Trodica con Raponi di portarsi sul pari. Certo Balloni, che naturalmente viene conosciuto un po' da tutti essendo stato giocatore, bellissimo questo giro al volo che non dà le sorti volute ma sicuramente meritava, con Menghini che controlla molto bene, cerca di lanciare in profondità ma non ci riesce, ma riesce per un traversone, attenzione, calcio di rigore questa volta in favore dell'Aries Trodica. C'è un fallo di mano, l'arbitro era lì a due passi. Spiazza molto bene Dori Giacomelli ed è 2-1 in favore dell'Aries Trodica. Questo arriva al 47esimo minuto di gara e l'arbitro tra l'altro fischia la fine del primo tempo subito dopo aver battuto il calcio di rigore. Tutto è pronto per l'inizio del secondo tempo che vede in vantaggio l'Aries Trodica 2-1, con prima si è trovata sotto naturalmente per un calcio di rigore a favore del Porto Potenza e poi il pareggio di Raponi e il vantaggio di Teodori sul calcio di rigore. Partiti per la seconda parte della gara, c'è il Santa Maria Parente che l'anno scorso ha sfiorato la vittoria, intanto c'è una traversa e c'è l'ennesimo calcio di rigore, traversa e calcio di rigore contemporaneamente, prima la traversa poi il calcio di rigore per atterramento in aria di un giocatore del Porto Potenza. A battere il calcio di rigore è Mercuri Pennacchietti, il tiro e il gol è il 2-2. E possiamo con tranquillità dire, nonostante possiamo essere giudicati da coloro che stanno vedendo la partita in questo momento, che il risultato di pareggio è forse il più giusto sin qui.
Ricordiamo che al termine effettueremo delle interviste che verranno poi mandate in onda su IGI Sport 47 per gli highlights. E cross in mezzo, intanto colpo di testa, pallone che sfiora il gol, sempre il solito Raponi, ancora Fosfati, autentico playmaker. Ora Raponi per Menghini, ma perde palla. Ora c'è lo scatto di Morgese, attenzione perché c'è il pericolo. Re provvidenzialmente arriva a bloccare al 38esimo, sempre in Porto Potenza, ma non su azioni manovrate, sempre il singolo che ha cercato di insidiare la retroguardia biancoceleste. Calcio d'angolo battuto lungo in avanti, bello il colpo di testa, ma Pennacchietti para con estrema tranquillità. Rosso, vai a casa, scemo. Ora non abbiamo capito quello che succede, l'arbitro probabilmente è piccolo per il portiere Pennacchietti, un bambino, e calcio di rigore, ma è veramente... Ma la palla è tra le mani del portiere, come si può dare un calcio di rigore? Scemo! Vediamo se è calcio, è calcio di rigore. Quarto calcio di rigore in questa partita. Balloni sul punto di battuta comunque. Sì, è Balloni sul punto di battuta, di fronte a sé il portiere Sensi. È il gol del 3-2. E l'arbitro fischia la fine della partita. Porto Potenza che vince qui al San Francesco di Trodica, vince 3-2. Ha espresso un buon calcio il Porto Potenza, è vero, ma il Trodica avrebbe meritato perlomeno il pareggio per la volontà e soprattutto per quanto ha espresso nel corso della partita. Beh, chi sicuramente è da rivedere, ma speriamo più lontano possibile, è l'arbitro, perché bisognerà rivederlo, ma più lontano possibile. Io lo rivedrei alla fine del campionato, perché adesso proprio non avrei intenzione di rivederlo. Direi che è tutto, naturalmente, dalla San Francesco di Trodica. A salutarvi naturalmente il cronista della situazione Massimo Rossi, così vi saluta anche l'operatore, vale a dire Francesco Tartari, ricordandovi che ci saranno gli highlights che verranno naturalmente immessi sul canale IGI Sport 47, interviste ed highlights. È tutto, vi salutiamo e vi ringraziamo naturalmente per la cortese attenzione prestata. San Francesco di Trodica, siamo con il tecnico dell'area Trodica, Busti, che ormai che ci ha fatto famiglia, perché quanti anni è che alleni qui a Trodica? Questa è la terza stagione. Prima giocatore, dirigente, ma più di 10 anni che sono qui. Insomma, la tua famiglia. Sì. Beh, abbiamo deviato nella domanda perché se gli chiediamo subito della partita si arrabbia. No, vabbè, ci sta. Ci sta, eh? Ma noi ci domandiamo, il primo quarto d'ora, una squadra un po' strana quella dell'area Strodica, che non riusciva ad ingranare, e questo Porto Potenza che prendeva campo, ci è servito uno schiaffo perché poi è partito l'area Strodica. Sì, abbiamo forse pagato un attimo la prima del campionato, abbiamo pagato l'inizio, dopo uno schiaffo siamo ripartiti bene, il secondo tempo purtroppo è andata come è andata. Una partita che secondo noi il pareggio era meritatissimo per entrambi, no? Diciamo sul globale, sì, dai. Io direi il pareggio sarebbe stata la cosa più giusta nel globale. Poi la vittoria dovuta a che? Purtroppo capita, dai. È andata così, ormai settimana prossima lavoriamo per la seconda partita e andiamo a cercare la vittoria. La seconda partita si va a Corridogna, che ha perso ieri contro l'Academy. Sì. Mister, ma cioè, mi spiega un po' l'ultimo rigore, perché io non ci ho capito niente. Il pallone tra le mani del portiere, il portiere che stava uscendo. Sinceramente nemmeno io.
la dinamica, pallone nelle mani, l'attaccante avversario ha dato una spinta al portiere, il portiere si è un attimo dimenato, l'arbitro dall'alto stava girato, mi sembra, vabbè, no, non ci interessa, si è girato, ha visto l'uomo per terra loro. Girato o non girato, se la palla ce l'ha il portiere sulle primo mani, disturbo comunque l'ha fatto l'attaccante avversario. Beh, ce l'aveva lui sulle mani, sì, no? Quindi, vabbè. È andata, ormai c'è poco da fare. Lavorare. Per andare a riprendere qualcosa, ci stavo tolto, dai. Comunque, se la formazione biancoceleste, chiamiamola così, perché biancoceleste, perché a Trotica è tutto biancoceleste, tu non lo sai, tu non, ti do del tu. Io nel 1971 giocavo a Trotica, sì? Ma allora c'era Di Chiara, Salzetti. Non so se sì, ricordi Perugini questi anche, nomi, eh? Perugini anche? Ma no, Perugini no, c'era Scocco, ce n'erano tanti, ormai siamo vecchi. Mister, che cosa dirti? In bocca al lupo. Grazie. E che la squadra continui così comunque. Sì, dai. Speriamo una reazione immediata e continuiamo così, dai. Grazie mille. Si vince la prima di campionato. Per il gioco espresso dobbiamo fare i complimenti a questo Porto Potenza, perché ha espresso un bel gioco fino a quando il fisico ha retto. Mister, è soddisfatto al di là della vittoria? Ma guarda, sì, diciamo che la prima partita del campionato è sempre una partita un po' condizionata dal caldo innanzitutto, perché è ancora caldo, poi i carichi della preparazione, gli allenamenti, è la prima partita tra virgolette ufficiale, perché il campionato non è la Coppa, quindi è più importante. Quindi ecco, è stata una partita combattuta, forse qualcosa in più abbiamo fatto noi, però onore al Trotica, che è una squadra che in casa è difficile da battere, quindi questi punti secondo me sono pesanti, primo perché è la prima di campionato e secondo perché appunto è una squadra difficile da battere. Sicuramente il mister ha fatto la giusta esamina di questa partita. Il primo quarto d'ora il Porto Potenza dominava la scena in mezzo al campo con le sue geometrie, con tanta e comunque eleganza nel farlo, perché veniva fuori bene sugli esterni, poi lo schiaffo, calcio di rigore e poi il Trotica che riemerge per gli ultimi 20 minuti del primo tempo. Questo Trotica vi ha messo in difficoltà, è arrivato il pareggio. Sì, perché noi siamo una squadra che non possiamo mai abbassare la concentrazione, una squadra che gioca, crea, poi dopo quando va in vantaggio un po' cala un po' mentalmente, ma sono cose che poi con il proseguo del campionato miglioreranno. Stiamo aspettando degli innesti che sono arrivati nell'ultima settimana, quindi oggi sono entrati dopo, non hanno giocato dall'inizio, però diciamo che abbiamo una squadra, un mix di esperienza e di gioventù brava tecnicamente, però poi bisogna dimostrarlo in mezzo al campo, perché poi sappiamo che in seconda categoria conta molto 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 la voglia. Bene, diciamo che la chiudiamo qui. L'ultima domanda naturalmente arriva: dove volete arrivare quest'anno, mister? Guarda, noi abbiamo un obiettivo comune, società, allenatore e giocatori, di migliorare il campionato che abbiamo fatto l'anno scorso e quindi la posizione che abbiamo raggiunto l'anno scorso. L'anno scorso siamo arrivati sesti, quest'anno vogliamo migliorare, quindi vogliamo entrare nelle prime cinque, poi la posizione la deciderà il campo. La chiudiamo qui. Possiamo soltanto dire che il gol della vittoria, calcio di rigore, che io non ho capito, è il calcio di rigore assegnato al Trotica nel primo tempo, che io non ho capito, o sarò io che non capisco il calcio, oppure l'arbitro è tutto da rivedere. Ma sì, tanto lo sappiamo, su queste categorie purtroppo gli arbitri possono sbagliare come sbagliano i calciatori, perché il calciatore che sbaglia il gol davanti alla porta e l'arbitro può sbagliare a prendere una decisione. Forse oggi sono un po' troppo state palesi gli errori, e anche non solo sui rigori, anche su delle rimesse invertite o roba del genere, però diciamo che penso che l'arbitro non abbia condizionato la gara e soprattutto il risultato finale. Beh, sicuramente no, e comunque questa è la veduta di mister Beruschi, al quale va i nostri auguri e i nostri complimenti, perché abbiamo visto una squadra giocare bene al calcio, e questa è la cosa più importante, mister. Grazie a voi e ci vediamo presto.